Salve, buonasera, sono Cristiano Vignali e per la puntata di oggi di Censorino Notizie, oggi è 21 ottobre 2015, abbiamo un ospite illustre, un consigliere comunale, nonché candidato sindaco al Grazie Comune per di l'ospite Chieti illustre. del Movimento 5 Stelle, Ottavio Argenio, e abbiamo anche il nostro vice direttore Daniele Ciacci che ci darà una mano anche con le notizie, commenterà e poi Salve, leggerà anche le buonasera. notizie sul giornale. E Daniele, oggi commenteremo il Messaggero e Chieti Today perché non abbiamo la locandina del centro, non abbiamo il giornale del centro. Andiamo subito alla Ottavio, pagina. tu comunque sei sempre impegnato come consigliere, continuamente leggi notizie, ti informi. Che cosa state, avete proposto qualcosa ultimamente in consiglio, qualche iniziativa? Sì, in consiglio comunale, Parla forte, parla in forte. consiglio comunale abbiamo proposto da pochissimo una mozione che riguarda la ludopatia e quindi abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta di impegnarsi concretamente nel combattere questo Stoppa un fenomeno. E abbiamo ottenuto proprio questa mattina in conferenza capigruppo, perché ci siamo riuniti proprio questa mattina, abbiamo discusso anche di questo argomento, abbiamo ottenuto che questa proposta venga esaminata dalla commissione competente e abbiamo pensato di integrare questa nostra proposta con il lavoro che aveva già svolto Marco Di Paolo di Fratelli d'Italia nel 2012, proprio perché abbiamo intenzione con i fatti di dimostrare che non ci interessa attribuirci o che ci vengano attribuiti i meriti di iniziative, no? di un certo tipo, ma quello che ci interessa è il bene della collettività e se questo significa anche collaborare con altre forze politiche su idee concrete che riteniamo essere meritevoli, la nostra intenzione appunto è quella di Ma in buona collaborare sostanza, appunto con tutti. questa legge sulla ludopatia, cosa prevede? Non è una legge sulla Questa, ludopatia, questo ordine del giorno? l'iniziativa prevede di fare una campagna di informazione molto più efficace di quella che è stata fatta finora, soprattutto perché il problema del gioco d'azzardo si sta spostando sempre di più e sempre più spesso dalle sale, le cosiddette sale slot, cioè i locali commerciali che ospitano i videopoker o comunque sia gli altri strumenti per il gioco, si sta spostando sempre più spesso sul web e soprattutto si sta spostando verso una fascia di popolazione che è molto più a rischio perché sta coinvolgendo anche i ragazzi adolescenti grazie alle app che vengono create per i telefonini. Quindi va fatta una campagna informativa efficace da questo punto di vista per scongiurare che persone di fasce di età così sensibili possano essere già coinvolte e rimanere coinvolte in questo problema che è, appunto non è soltanto la ludopatia, ma che può sfociare appunto anche nel gioco d'azzardo patologico che è una problematica ancora più seria della ludopatia. Daniele, tu giochi? Non No, ti piace giocare, non no, scommetti, no, la no, il gioco schedina? d'azzardo è stata una di quelle cose che poi non mi ha Nemmeno a mai. carte, nemmeno a carte non ti piace, Guarda, perché amici già, a e soldi malapena è stata una ti scoperta. piace. No, tra l'altro è interessantissimo quello che dice perché soprattutto il fatto che il passaggio, cioè il passaggio dal luogo fisico al web è verissimo, perché ho amici che giocano anche a poker. Già Videopoker. poker sul web, anche videopoker, sì, so tra l'altro di come sia facilissimo aprirsi conti correnti, Addirittura. sì, sopra i siti, William Hills, eccetera, sopra i siti che offrono gioco d'azzardo, dal poker, casinò, le scommesse, sia possibile di aprirsi conti correnti. Senza dare una vera certificazione della propria maggiore età Quindi e così tra tipo alla l'altro Carlona si sì, può alla aprire. Carlone tra l'altro cioè, io Dopo ti chiederò una credo cosa su e questo. sono anche più che sicuro che ci sia anche la possibilità che questi account con cui sono legati conti correnti, carte prepagate virtuali siano anche canali poi per smerciare o quantomeno per girare anche fondi illeciti, Tu dici che si ci può sono vari riciclare problemi, denaro sì, secondo te? mezzi per Allora, la mia domanda è questa, al di là dell'aspetto di internet, che comunque purtroppo l'Italia nel Comune di Chieti ovviamente può controllare in maniera efficacissima, ci sono delle regole che riguardano i locali pubblici che possono o meno avere queste macchinette? Come funziona? Cioè, Allora, a tutto distanza da una scuola, per esempio, non può stare. sicuramente sì, il problema è che con lo Sblocca Italia è prevista l'apertura di altre 22.000 circa sale gioco in tutto il territorio nazionale.
Chiedi, come ti dicevo prima, nel 2012 già ha fatto un'iniziativa che prevede un abbattimento del 40% della Tari per gli esercizi commerciali che rinunciano ad avere al loro interno, che dismettono appunto le macchine da gioco. Non sono previsti però incentivi per i locali che invece già dal subito, già dall'inizio hanno deciso di non installare queste macchine al proprio interno. Quindi noi pensavamo, per esempio con la nostra mozione avevamo previsto l'accreditamento di questi locali con una sorta di bollino di qualità, una sorta di marchio di qualità da affiggere all'esterno, quindi sulla porta d'ingresso, che appunto certifica l'assenza di macchine da gioco all'interno. Lui ha parlato di un problema molto serio, quello del riciclo di denaro. Secondo te il gioco d'azzardo, il videopoker, la macchinetta può essere anche una forma di riciclo di denaro per le organizzazioni? Ma allora, le sale da gioco che sono presenti oggi sul territorio nazionale, quelle, ti parlo di quelle lecite, cioè di quelle che hanno ricevuto l'autorizzazione ministeriale, non dovrebbero ovviamente avere di questi problemi, perché sono tutte quante collegate proprio direttamente tramite internet con l'agenzia delle entrate, che può verificare in tempo reale, può effettuare i controlli. Il problema è che ci sono anche sicuramente ci sono anche altre sale che sono gestite per esempio da associazioni criminali o che comunque non hanno ricevuto l'autorizzazione ministeriale. Le associazioni, circoli, per esempio. Ma no, non sono tanto le associazioni circoli, perché ripeto, tra l'altro non credo che li possano avere al loro interno, né le associazioni né i circoli. Sono proprio quelle, magari chi non conosce questa realtà, per fortuna, ma in altre parti d'Italia magari, quasi sicuramente ci saranno posti dove ci si può recare per giocare clandestinamente, in un certo senso. Questo succede anche con le scommesse. Con le scommesse sugli eventi sportivi, perché ci sono organizzazioni che non sono appunto quelle ufficiali, che hanno ricevuto l'autorizzazione, che garantiscono quote maggiori in caso di vittoria. Questo trucchetto succedeva anche quando uno si collegava a un server delle scommesse straniero, cioè se tu per esempio ti connettevi con un server straniero, sì, perché le società straniere proprio per invogliare a giocare da loro piuttosto che da altri, garantiscono quote di incasso maggiori. E si fanno concorrenza in questo modo. Tra l'altro il blocco è aggirabile, basta mettere ci fu anche un problema con un locale di Chieti che poi chiuse, non facciamo il nome, a causa di questo problema. Facciamo un attimo di pausa per lo spot pubblicitario e poi passeremo a due argomenti che riguardano non solo sul giornale ma sono molto importanti: uno l'elettrodotto e uno sui controlli sul gas a Brecciarola. Tra l'altro lui è anche in quella zona, quindi sicuramente ne potremo parlare. E un attimo di pausa e 5 secondi di pubblicità. Siamo tornati in studio, tratteremo adesso due argomenti che sono stati trattati nei giorni scorsi nei giornali, ma sono di estrema attualità, perché tra l'altro ieri ne ha parlato anche i quotidiani ne hanno parlato, quella della presenza di gas nella zona di Brecciarola, e di gas sotterraneo, quindi pericoloso, stanno per infiltrato, e l'elettrodotto, che è anche di quella zona dove ci sono già i pali, stanno costruendo. Tra l'altro c'è anche una protesta davanti alla prefettura che dura quasi da un mese, da oltre un mese. Hai sentito ieri, hai letto questi controlli, ma secondo te è preoccupante questa situazione del gas di Brecciarola, che tra l'altro ha portato anche a un grave disservizio sull'autostrada Sarmi, il distributore non può avere più il gas per non si sa quanto tempo. Carburante in generale, esatto. Non solo gas. Esatto, carburante in generale, gas come carburante. È un problema di cui ci siamo occupati anche in campagna elettorale, se non ricordo male, perché la notizia, parla sempre forte. La notizia era di quei giorni, anche se il problema è risalente nel tempo, di circa una decina d'anni. Si sta cercando di capire in questi giorni che estensione abbia il problema e che pericolosità concreta possa rivestire la presenza di questo gas nel sottosuolo. La falda acquifera, sì, perché riguarda anche la falda acquifera, purtroppo si è infiltrato e ha coinvolto anche la falda acquifera, quindi
stiamo cercando di capire anche noi e dovremo avere gli esiti di queste analisi per poterci pronunciare, anche per cercare di capire da che cosa possa dipendere effettivamente questo fenomeno, se da, come si era anche ipotizzato inizialmente, da una perdita delle cisterne di carburante dell'area di servizio. Si era accennato anche ad un problema, ad un incidente che era occorso anni fa lungo quella tratta autostradale, con il rovesciamento di un'autocisterna e con l'infiltrazione del carburante trasportato nel sottosuolo, che avrebbe poi dato vita a questo fenomeno, a questa proliferazione di gas nel sottosuolo. Non dimentichiamoci, scusa se ti interrompo, prego. La cosa è anche la condotta metanifera della Val Pescara, che arriva fino a Sulmona e, se non sbaglio, si dirama anche verso la Marsica. Là sì, proprio quindi, la cosa è parallela all'autostrada. Bisogna effettivamente accertare, no? Di chi siano le eventuali, se ci siano eventuali responsabilità nella formazione di questo fenomeno e ovviamente verificare a chi siano poi attribuibili. Di certo è che il territorio, più che di servizio, no? In questo caso bisogna parlare di un vero e proprio, cioè di servizio relativo alla mancanza di approvvigionamento di carburante sulla rete autostradale, ma è un problema serio di inquinamento ambientale che riguarda una zona di Chieti come Brecciarola, che è un po' purtroppo il fanalino di coda dei quartieri di Chieti. È uno dei quartieri di coda. Sì, perché purtroppo è un quartiere che è pressoché dimenticato in un certo senso da questa amministrazione. Poi c'è pure consiglieri. Da questa amministrazione comunale, sì. Perché per esempio ci risulta, proprio domani sera avremo un'assemblea pubblica, parteciperemo ad un'assemblea pubblica indetta da un comitato di zona di Brecciarola, perché ci hanno chiesto di verificare che se effettivamente il Comune di Chieti nel piano triennale ha inserito delle opere pubbliche da realizzare in quel quartiere, che, come ti dicevo, sembra essere un po' il fanalino di coda dei quartieri di Chieti, un po' abbandonato a se stesso. Vabbè. Sconta il problema, per esempio, della realizzazione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti, che non riguarda il Comune di Chieti bensì quello di Casale Incontrada, ma lo sconta di fatto Brecciarola, perché siamo in mezzo, come, perché purtroppo la realizzazione di quell'impianto, che è prevista sul territorio del Comune di Casale Incontrada, però, ma è a ridosso, a stesso ridosso delle abitazioni. Ma Daniele, voi che state a Manoppello, tu sei sulla rocca alta a Manoppello, ma voi siete una botte di ferro oppure avete dei problemi? La parte alta del paese sì, sta bene, per fortuna, tra l'altro è quasi un mondo a sé stante, socialmente anche naturalisticamente. Abbiamo anche il pregio, per fortuna, di essere indipendenti idricamente dalla condotta principale dell'ACA, abbiamo una fonte nostra. Adesso alcuni problemi. Lo scalo invece? Parliamo dello scalo. Lo scalo no, lo scalo ha dei problemi seri. Come Brecciarola e tutta l'area contigua della Val Pescara ha problemi, a parte di abusivismo edilizio. Io ritengo che sia stato fatto uno scempio dello scalo dal fine anni 90 ai giorni nostri. Quanti abitanti fate, Dani? Quasi 8.000. Prima eravate? Non arrivavamo in 4.000. Quindi vi siete raddoppiati praticamente? Raddoppiati, sì. Che molti chiedini vivono là. Molte persone che da Chieti hanno preferito venire a Manoppello Scalo per bassi costi delle case rispetto come a Villa Uliveti. Però aspetta, scusami Daniele, che poi passiamo a un altro argomento. Sono problemi tra l'inquinamento, perché comunque per esempio il discorso della dispersione di metano riguarda l'aria che va da Brecciarola al casello di Manoppello. C'è il problema, stavo parlando dello smaltimento, del centro di smaltimento, che ricade anche su Manoppello ed è interessata anche la stessa amministrazione comunale. Ci sono delle beghe a riguardo, adesso Manoppello e 5 Stelle non c'è, non è presente il consiglio, però ci sono tanti attivisti che stanno facendo veramente degli amici, inchieste. Sì, delle persone che stanno nel 5 Stelle Manoppello si stanno interessando, perché c'è un'amministrazione comunale che un po' omertosa su questo argomento, non si vogliono spiegare bene. C'è un altro problema che riguarda quella zona, tra l'altro c'è un presidio da oltre un mese, uno stoico presidio da oltre un mese a Chieti Alta, davanti alla prefettura, l'elettrodotto. L'elettrodotto c'è chi è favorevole, perché dice che comunque serve per il progresso, serve per l'industria, serve per l'economia della regione, e chi invece è contrario, per ambientalisti, per naturalisti, salutisti,
persone che comunque hanno sentito parlare di eventuali problemi che ci sono per la salute. Voi avete una parte posizione su questo? Voi siete contrari, mi sembra, giusto? No, noi siamo, siamo favorevoli a che l'opera, se si debba realizzare, si realizzi con tutte le caratteristiche di sicurezza e nel pieno rispetto di quelli che sono anche, anche le disposizioni amministrative in materia di edilizia, perché i problemi che sono stati riscontrati fino ad oggi e per i quali anche il Comitato No Elettrodotto si è poi attivato e ha dato vita a quel presidio, sono problemi di natura tecnico-amministrativa che sono stati riscontrati lungo tutto il tragitto di questa opera che va da Villanova fino a Gissi. Non serve tanto per lo sviluppo energetico di questa regione, perché va ad alimentare una centrale che è quella di Gissi, che a sua volta poi trasferisce l'energia elettrica in altre zone del paese. Quindi per il nostro territorio è un'opera fondamentalmente inutile dal punto di vista energetico. Ed è anche dannosa, se vogliamo dire, vogliamo usare questo termine, dal punto di vista proprio paesaggistico, perché ci rendiamo conto da soli che insomma i piloni che stanno tirando su per realizzare questa opera hanno un innegabile impatto ambientale, soprattutto in zone che sono di un certo pregio paesaggistico. Tanto per dirtene una, c'è un pilone, un traliccio che è stato realizzato proprio su uno dei calanchi attivi, peraltro, sì, che ricadono nel comune di Bucchianico. Quindi da questo punto di vista c'è un danno a livello paesaggistico e c'è anche il mancato rispetto di sì, perché si parla di zona franosa, quindi è attiva, perché è un calanco attivo, e quindi ieri ho visto in Campania addirittura sopra i campi, cioè che questi grossi pali sotto le coltivazioni di pomodori, di ortaggi. Peraltro il problema dal punto di vista della salute pubblica, dicono che i campi elettromagnetici che si sviluppano, perché è innegabile che si sviluppino campi elettromagnetici da un'opera di questo genere, perché sono cavi che portano 380.000 volts, che sviluppano dei campi magnetici, tant'è che in giro in rete si vedevano fotografie, no, di persone che mantenevano in mano dei neon, dei tubi neon che si accendevano grazie proprio alla presenza di campi elettromagnetici così, così forti. Se è vero che non esistono studi che dichiarano in maniera espressa la correlazione fra il campo elettromagnetico magnetico e l'insorgenza di malattie, è anche vero che ci sono delle precauzioni che vietano di sostare al di sotto dei cavi dell'elettrodotto per più di 4 ore consecutive. Quindi anche chi ha dei campi coltivati interessati dal passaggio dell'elettrodotto si vedrà costretto a limitare le ore di lavoro proprio a scopo precauzionale. Quindi, ripeto, il Movimento 5 Stelle ha una posizione abbastanza netta e precisa nei confronti di quest'opera. Ci sembra che sia stata approvata con una certa superficialità e senza considerare le implicazioni, appunto, dal punto di vista della salute pubblica, dal punto di vista paesaggistico, e che in nome di un progresso, di un miglioramento, di un efficientamento energetico di cui questa regione, come ti ho detto prima, non ha bisogno, o quantomeno non ha bisogno di quest'opera specifica, perché poi l'energia elettrica che viene... Ma noi vendiamo la luce, mi sembra, le centrali idroelettriche vendiamo la luce anche nell'altra regione, al Lazio. Sì, ma non è questo il caso. Tra l'altro non è questo il caso, perché la centrale di Gissi credo che poi porti l'energia elettrica più a sud. Quindi in Puglia, così. Sì, sulla dorsale. No, sulla porta in Italia tutta la zona dell'Alto Astese e Alto Molise. In parte. E dovrebbe continuare anche più però assoluto. Se posso un attimino, sì, io ti volevo fare la battuta, quindi adesso potrei accendere caricare il cellulare senza aver una cosa è sicura, però l'opera va bene, poi uno può discutere sul fatto che serva o non serva, quantomeno poi il ruolo della centrale di Gissi, però c'è un fatto che comunque l'Abruzzo ha un deficit elettrico accertato e che è quasi del 30%, perché noi in passato abbiamo fatto opera di beneficenza, vedasi la diga di Casoli, il lago di Bomba,
sono state fatte dall'Enel, poi prese dall'Acea e con i cavi che partono vanno a Roma, tant'è che i cavi che vanno a Roma si possono vedere a Cazzoli sono gli stessi perché sono le tratte che partono e vanno a raggiungere la capitale, perché erano stati fatti in un'epoca in cui l'Abruzzo era quattro case e un baiaio, non c'era nessuno sviluppo industriale. Tanto tu prendi spesso la statale per andare a Roma, quindi siamo sì, 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 ma sono visibili anche dall'autostrada. Adesso questa battuta, scusa un attimo, Daniele, facciamo un altro di pausa perché poi passeremo a leggere il messaggero. Ah. Luigino. Siamo tornati in studio dopo la pausa pubblicitaria. Daniele, oggi leggiamo sul messaggero perché il cielo non l'abbiamo a disposizione. Tra l'altro poi ci vede una notizia a pienone per il pollo Global Megalo. Il nostro amico Luigino oggi gira, non è visibile perché c'è una cresta da gallo, gli è spuntata dopo Kentucky Luigino, il nostro amico e il nostro cameraman. Però torniamo a essere seri. Leggiamo un po' sugli universitari. Universitari, progetto da 600 posti in centro. Adsu e Comune pronti a rispondere a un bando. E questo progetto che te ne pare? Tra l'altro cioè si dice che Pescara si era proposta di fare questa casa dello studente. Adesso noi in questa maniera riusciamo a riprenderci, a avere un bene che poteva essere scippato alla città. Sicuramente sì, dopo le vicende ormai ben note della Campus X, no? Che ha lasciato la città di Chieti orfana della casa dello studente. E poi non era una vera casa dello studente. Che non era una vera e propria casa dello studente. Era privata, no? Esattamente. Doveva svolgere attività alberghiera a tutti gli effetti, anziché essere casa dello studente. Comunque, vabbè. Sì, sicuramente Chieti ha bisogno. Ma Chieti Alta va bene secondo te? Chieti Alta va benissimo, non è che va bene, perché Chieti Alta ha un urgente bisogno di coinvolgere l'università nel proprio tessuto sociale e territoriale. Quindi non possiamo continuare a pensare che l'università e la città di Chieti, anche il Colle, no? Siano due entità distinte e separate. È necessario cominciare a pensare ad una integrazione vera, effettiva, fra la città comprensiva del Colle e l'università. Quindi realizzare la casa dello studente a Chieti sarà sicuramente un fatto positivo per la città alta, ma va inserito questo progetto, questo discorso va inserito in un contesto un po' più ampio, un po' più lungimirante, che non riguarda tanto forse i parcheggi quanto i servizi, perché uno studente che deve recarsi a fare lezioni a Chieti Scalo avrà interesse a vivere poi il Colle solo nel momento in cui gli sarà assicurata la possibilità di spostarsi tra casa ed università in tempi ragionevolmente rapidi, no? 20 minuti ci vuole. 20 minuti, anche qualcosina in più, dipende da che autobus prendi, dipende dall'orario, ce ne vogliono anche 40-45 a volte per spostarsi dal Colle a Chieti Scalo all'università, diciamo, e viceversa. Esatto, quindi sicuramente va pensata prima, no? Una città un attimino un po' diversa rispetto a come adesso, un po' più intelligente, ma che riesca ad offrire anche la possibilità di spostarsi in maniera veloce, con una mobilità meccanica, come succede per esempio a Spoleto, che bene o male ha un territorio molto simile a quello di Chieti. Cosa c'è lì? C'è una città alta e una città bassa. A Spoleto la parte bassa e la parte alta sono collegate praticamente da questo sistema di mobilità meccanica, che tra tappeti mobili, scale mobili, piattaforme di salita riesce a garantire gli spostamenti in tempi rapidissimi, perché parliamo di circa 10 minuti per spostarsi da un punto all'altro della città, in un contesto che riesce ad essere anche socializzante. Una sorta di funivia? Non è una funivia, perché la cabinovia, la funivia sono sistemi di spostamento che, per l'amor di Dio, saranno rapidi, efficaci, però così facendo
tramite appunto funivie e cabinovie, no? La socializzazione è un po' lasciata da parte, cioè sì. È un mezzo a cui ci si rivolge soltanto per spostarsi, mentre invece con questo sistema di mobilità meccanizzata si riescono a fare, per esempio, gli spazi che vengono effettivamente poi percorsi, no? Dalle persone vengono utilizzati anche per mostre, perché le pareti laterali, tipo un tunnel. Tipo una sorta di tunnel, esatto, è integrato, il tunnel che c'era, che fece Luigi Febo anni fa, che è fermo. Il tunnel che fece Luigi Febo anni fa, che è fermo, e l'aveva abbandonato. Sì, è fermo con le quattro frecce, come direbbe Brumotti. Innanzitutto serve per collegare il terminal alla parte alta della città e quindi lascia fuori Chietiscalo. Ha un'utilità relativa perché già esistevano le scale mobili, che poi peraltro sono in condizioni pietose. E quest'anno scade il 25esimo anno della manutenzione, si deve fare tutta la manutenzione, sì, eccetera, eccetera. Esattamente. Che in realtà non è stata fatta. Poi peraltro è un progetto, quello del tunnel pedonale, che sconta il grave difetto di non poter entrare in funzione fino ad oggi, perché non è possibile, almeno da quel che ci è sembrato di capire, non è possibile realizzare le necessarie uscite di sicurezza. Quindi l'entrata in funzione effettiva di questo tunnel pedonale che collega la città alta con il centro storico, con il terminal, probabilmente non avverrà mai, proprio perché se è necessario realizzare uscite di sicurezza e materialmente non è possibile farlo, e quella è un'opera destinata a rimanere... È un po' nell'acqua in tutti i sensi. Se sì, posso, sapevo che c'era un progetto di collegare poi la parte alta con lo scalo, tramite sempre una riedizione c'era di statune, una sorta di, c'era che una... tra l'altro io prenderei a cannonate con un carro armato, perché oltre che un cazzotto nell'occhio... Ma i progetti che abbiamo visto, i progetti che abbiamo visto parlavano di sistemi di spostamento veloci, appunto come cabinovie e funivie tra Chietiscalo, tra la parte dell'università e la parte alta della città. Io credo che, ripeto, abbiamo l'opportunità di realizzare qualcosa di ulteriore, di un po' più moderno se vogliamo, e di che abbia anche un impatto sul territorio diverso, perché una cabinovia, una funivia prevede la realizzazione comunque di infrastrutture tali da incidere, no? In maniera poi abbastanza pesante sull'elemento paesaggistico e architettonico della città. Un tunnel sotterraneo, comunque sia un sistema di mobilità meccanica del tipo che è stato utilizzato per esempio a Spoleto, sicuramente comporta un costo elevatissimo che non potrà affrontare soltanto il comune di Chieti, ma che dovrà necessariamente vedere la partecipazione dell'università, della ASL, perché ne beneficerà ovviamente anche, no, ovviamente anche la regione. Quindi è un progetto che potrebbe essere inserito anche all'interno dei finanziamenti della comunità europea, che c'è quello di Lago Barbella, quello di Luigi Febo, quello potrebbe essere utilizzato forse per la Chieti sotterranea, per un accesso, se mai si farà la Chieti sotterranea, potrebbe essere utilizzato in qualche maniera. Bisognerà recuperarla quella struttura, non può rimanere così, se no tra l'altro trovarono anche dei reperti archeologici, si bloccarono a tutt'oggi, che i lavori sono bloccati anche per quello, perché ci sono dei reperti archeologici che comunque non permettono sicuramente di essere... sicuramente bisognerà trovare il modo di sfruttare quell'opera che ad oggi è ferma e ha comportato soltanto dei costi per questa città, per la collettività. Quindi bisogna capire, prima, no? Tra l'altro, scusami se mi interrompo, la Pirantone e l'Istituto del Santissimo Rosario sono le strutture dedicate, sì, sono vicino anche la Movida Teatina, perché sono giusto per l'informazione, sono le strutture che ha individuato per il momento il comune da poter destinare ad ospitare la Casa dello Studente, ma anche in questo caso qua il Movimento 5 Stelle già nel programma politico delle elezioni aveva presentato un punto che riteniamo essere un punto fondamentale, che sicuramente riproporremo a breve in consiglio comunale, che è il censimento degli immobili comunali da poter utilizzare, cioè tutti quanti quegli immobili comunali che attualmente sono vuoti o che comunque sia, anche se occupati, vogliamo sapere chi li occupa, a che titolo e con quale ritorno economico per il comune, perché anche in questo caso qua si può tavolare un discorso
proprio con l'università per far sì che questa importantissima risorsa per il nostro territorio venga coinvolta in maniera un po' più proficua sia per l'università stessa sia per il territorio e per la città di Chieti. Prima della chiusura io ti volevo fare una domanda secca, così ieri c'è stata una polemica, c'è stata l'invito del comune per la firma da parte della Chieti Calcio del contratto per l'affidamento della gestione dello stadio. Sì. Secondo te è una cosa positiva, anche non so se hai sentito parlare del progetto del presidente Pomponi che vuole fare anche dei concerti, vuole realizzare degli eventi. Secondo te è una cosa buona, può avere successo? Ma anche questa, no? Anche quella dello stadio. È una vicenda che in un certo senso va avanti ormai da anni. Sì. Comunque ieri dobbiamo dire che il presidente ha comprato un grosso attaccante, un giocatore, bei soldini, tra l'altro, per assicurare. Che la società, che finalmente Chieti abbia una società di calcio che possa, vediamo adesso poi, vediamo gli esiti, no? Siamo ancora agli inizi, però sembra almeno la volontà, se un giorno si vede dal mattino, penso che dopo tanti anni abbiamo una società che ha una certa visione della Chieti Calcio e degli obiettivi che vuole raggiungere. Quella dello stadio è una vicenda che va avanti, come ti dicevo, da tempo, perché è un immobile del comune. Tutte le società che si sono succedute fino ad oggi hanno sempre avuto problemi dal punto di vista del pagamento dei canoni nei confronti del comune, quindi cederlo all'attuale società di calcio potrebbe essere un vantaggio per il comune e per le società, perché potrebbero gestire la struttura in maniera più proficua per loro e più proficua anche per la città, perché ovviamente prevedere di ospitare dei concerti all'interno dello stadio Angelini oggi significherebbe far conoscere Chieti anche fuori regione, perché basta immaginare che è una struttura che si presta benissimo ad ospitare anche concerti di una certa importanza. Sì, perché gli manca una curva, quindi mette il tabellone lì, mette lì il palco. Recentemente Pescara, lo stadio Adriatico di Pescara, ha ospitato il concerto per esempio dei Deep Purple, è venuta gente da tutta Italia a vederlo, quindi penso che concerti simili, se non addirittura più accattivanti dal punto di vista del pubblico che può essere richiamato, possono essere organizzati tranquillamente anche allo stadio Angelini, contribuendo in questa maniera a far conoscere Chieti anche al di fuori del territorio regionale. Daniele, tu che sei di Manoppello, tu ci faresti un concerto? Assolutamente. Non sei antiteati? No. Basta non portare sciarpe del Pescara al collo. Questo prima di tutto. Ci salutiamo e ricordatevi, salutiamo Ottavio Argenio, saluto il Movimento 5 Stelle, salutiamo Daniele Ciacci, salutiamo il nostro amico Polletto Luigi Buracchio. Pentacchio, e ricordatevi Luigino, sempre che se c'è un'ingiustizia segnalatela.